Buongiorno, come promesso, oggi parliamo della grande crisi finanziaria globale che è iniziata all'incirca nel 2007. Ma prima di questo devo fare due premesse. O meglio, il primo è una spiegazione delle motivazioni, la sintesi delle motivazioni e di ciò che vi voglio comunicare, i concetti di base. Questi concetti di base sono, primo, il mondo, il nostro pianeta, economicamente parlando, è letteralmente, realmente in mano a poche persone, a qualche migliaio o qualche decina di migliaia di persone che hanno capacità, ricchezze, gestiscono somme di denaro, enormi, colossali. E con queste fanno speculazioni con le quali guadagnano naturalmente molto denaro. Ma attenzione, il denaro che gestiscono è il nostro. Quello che noi gli abbiamo consegnato, cioè i nostri risparmi, i guadagni delle imprese, che versiamo nelle banche e nei fondi di investimento. Quindi nutriamo i nostri stessi padroni, nel senso che con questo denaro loro realmente manovrano il pianeta. E in questo ciclo di video io vi sto dando tutta una serie di numeri che dimostrano che questa non è una battuta da bar, ma è la realtà. Terzo concetto, questo ristrettissimo oligopolio. Proprio perché ha una sete di guadagni enorme, quindi fa delle speculazioni alle volte veramente troppo azzardate, succede che delle volte commette degli errori tali per cui ha delle grossissime perdite, come è successo nel 2007. Ma queste perdite le paghiamo noi. E anche questo non è un modo di dire. Le paghiamo letteralmente noi, perché nonostante queste siano aziende private, banche e fondi di investimento, che appunto sono per la stragrande maggioranza privati, quando falliscono, o meglio, proprio perché sono così grandi e così grandi, i governi delle varie nazioni non possono permettersi che fallisca, è il famoso concetto del troppo grande per fallire, in inglese too big to fail, e quindi letteralmente paghiamo noi, cioè il denaro pubblico va a ripianare, come è successo nel 2007, ma non solo, gli errori di queste aziende private. Questi sono i tre concetti fondamentali, ma c'è il quarto e ultimo che va a chiudere il cerchio, nel senso che esiste la soluzione. Esiste la soluzione, c'è già, non occorre diventare esperti finanziari. Già se guarderete i video che sto producendo, non dico che diventerete esperti, non lo sono neanch'io. Io mi reputo una persona competente, che è molto diverso dall'essere esperti, ma competente significa sapere quanto basta per non farsi truffare, per non farsi incantare, per non cedere alle lusinghe delle speculazioni, degli speculatori. Quindi la soluzione c'è già, è la finanza etica, che da qualche anno l'Europa declina nel termine finanza sostenibile, che non è esattissimamente la stessa cosa, ma va benissimo, è assolutamente, ci si può accontentare assolutamente anche di finanza sostenibile. Quindi la soluzione c'è già, basta usarla, perché come ho detto prima, gli speculatori usano il denaro nostro, il denaro dei nostri risparmi, dei nostri guadagni, se siete aziende, professionisti. Quindi tutto quello che dobbiamo fare è smetterla di nutrire il mostro, di allattare letteralmente il mostro
della finanza speculativa e invece fare usare il nostro denaro in maniera prudente, sicura, anche con un minimo di guadagno, ma un minimo, perché appunto è un altro concetto è indispensabile da capire, è che non esiste la possibilità di guadagnare tanto per sempre e velocemente. Guadagnare tanto per sempre e velocemente non occorre essere esperti finanziari per capire che è un'utopia, famoso concetto che non esistono pasti gratis. Quindi questo ciclo di video serve a questo, a darvi elementi sufficienti, oggettivi, quindi non opinioni, ma numeri, fatti storici pubblici che potete riscontrare, e anzi vi invito a riscontrare, ma anche la soluzione che dipende da voi. Basta usarla, perché gli istituti di finanza etica esistono, ma se noi continuiamo a servirci di chi fa speculazione, poi non lamentiamoci dei risultati della speculazione. Dico un'altra cosa che, diciamo, è abbastanza ovvia, ma preferisco esplicitarla. Io non voglio la fine delle banche o dei fondi di investimento o del mondo finanziario. Io semplicemente voglio la fine delle speculazioni, delle truffe, dei comportamenti illegittimi, illegali o anche semplicemente immorali. Voglio una finanza giusta, una finanza giusta. Non voglio la fine della finanza, ma voglio una finanza giusta. E se qualcuno pensa, beh, ma non ce la faremo mai a far cambiare questi giganti, non è vero. Non è vero, e anche in questo caso la storia lo dimostra con i fatti. Io ve ne faccio vedere uno solo che, tra l'altro, è successo 15 anni fa, a riprova del fatto che da molto tempo le cose, se si vogliono, si cambiano. Vi faccio vedere questa comunicazione di Greenpeace International, quindi proprio Greenpeace a livello mondiale, che spiega come la notissima fabbrica di scarpe, la Timberland, avrete sentito parlare, credo, della Timberland, comunque una notissima fabbrica di scarpe, fu oggetto appunto nel 2009 di una campagna, partecipai anch'io con la mia email, nella quale si scriveva la Timberland: cara Timberland, se tu continui a usare per le tue scarpe il pellame che proviene da allevamenti che sono ubicati in aree della foresta amazzonica deforestata apposta per far posto agli allevamenti, sappi che io non comprerò più le tue scarpe, perché quel pellame non è assolutamente sostenibile, perché tu stai contribuendo a deforestare la foresta amazzonica in maniera assolutamente insostenibile. Bene, Timberland cambiò i fornitori e pretese che tutti i suoi fornitori dimostrassero che il loro pellame non proveniva da allevamenti posti appunto nella foresta amazzonica disboscata. Questo è solo uno dei tantissimi esempi che spiega che se non è per amore di ambiente, le aziende cambiano per non perdere la clientela. Quindi non è necessario che tutti noi si passi alla finanza etica per far cambiare le banche cattive. Sarà sufficiente che un buon numero passi alla finanza etica per far accendere il campanello di allarme alle banche, ripeto, normali, cattive, e spostare il loro comportamento, correggere il tiro, rinunciare alle pratiche più speculative e diventare via via più giusti, più etici nei loro comportamenti. Quindi i dati di fatto dimostrano che è possibilissimo e comunque dipende appunto da noi smetterla di utilizzare banche
e fondi di investimento che sono estremamente predatori. Si può assolutamente fare. Detto questo, passiamo alla puntata odierna. Ora, la grande crisi finanziaria mondiale 2007-2008. Ve la spiegherò nei minuti che seguono, ma volevo darvi subito una piccola anticipazione di una delle prossime puntate nella quale parlerò dei fondi di investimento, perché la grande crisi che andremo a vedere adesso è stata determinata soprattutto dai fondi di investimento. E perché è necessario parlarne? Perché letteralmente sono i padroni del pianeta, letteralmente. Pensate che i primi 10 fondi di investimento hanno attività, hanno attivi per 44 mila miliardi di dollari. Hanno attivi, cioè ricchezza, ricchezza, denaro, negozi, edifici, fabbriche, crediti per 44 mila miliardi di dollari. Ora è una cifra talmente spaventosa che uno dice: ma cosa sono 44 mila miliardi di dollari? Sono 15 anni di commercio del petrolio, cioè il petrolio ogni anno fattura 3 mila miliardi di dollari. Loro, questi primi 10 fondi di investimento, hanno ricchezza equivalente a 15 anni di compravendita del petrolio mondiale. E pensate che solo due di questi fondi di investimento, BlackRock e Vanguard, hanno la metà di questa enorme cifra. Quindi due aziende private gestiscono, hanno, o meglio, hanno ricchezza equivalente a un quinto dell'intero prodotto interno lordo mondiale. Hanno ricchezza equivalente a un quinto dell'intero prodotto interno lordo mondiale. Due aziende, due fondi di gestione. Aggiungiamo che sempre questi 10 stessi fondi di investimento posseggono letteralmente le azioni, le partecipazioni di, a seconda delle stime, del 30-40% delle prime 500 aziende mondiali. Quindi, quando dicevo che sono letteralmente i padroni del mondo, più precisamente posseggono tra il 30 e il 40% delle prime 500 società, aziende mondiali. Quindi sono veramente padroni del mondo. Ora, per continuare a cercare di incuriosirvi, vi faccio notare che questa crisi ha dato il là a diversi film e libri. Velocemente vi faccio vedere uno di questi film che si chiama Inside Job e con grandissimo acume chi ha scritto la locandina, vedete questa è la locandina del film, ha scritto Inside Job sottotitolo Il film per realizzare il quale, anzi il film che è costato Il film che è costato 20 mila miliardi di dollari. Naturalmente non si sta riferendo ai costi per realizzare il film, si sta riferendo al fatto che descrive questa crisi che è costata almeno 20 mila miliardi di dollari. Nessuno sa la cifra precisa, ma ci sono diversi articoli e libri che parlano di cifre anche superiori, comunque 20 mila miliardi di dollari. E questo film ha vinto un Academy Award. E un altro film che anch'esso ha vinto un Academy Award si chiama The Big Short, che fa proprio la cronistoria proprio precisa,
assolutamente come fosse una diretta di quello che è successo in quei giorni, come se fosse stata una registrazione più o meno, molto, molto preciso. E anche questo ha vinto un Academy Award e tra l'altro è stato prodotto sia tra i produttori sia tra gli attori c'era anche Brad Pitt. Quindi non è solo un bel ragazzo, un bel uomo, ma si è occupato anche di questa storia estremamente importante. E a parte i film, io non me ne ho fatti vedere due, ce ne sono altri, ci sono poi stati centinaia di libri. Qui questo sito raggruppa quelli, diciamo, i 16 più, così, secondo lui, più importanti. E io qui semplicemente vi voglio far notare come molti titoli già diano diverse informazioni e facciano capire il clima. Il titolo di questo è appunto Too big to fail, cioè troppo grandi per fallire. Quindi queste banche, questi fondi di investimento, pur di non farli fallire, i governi li hanno soccorsi con denaro pubblico, con denaro nostro pubblico, perché sono troppo grandi per permettersi di farle fallire. Questo ha un titolo, diciamo, classico, I signori della finanza, sottotitolo I banchieri che hanno distrutto il mondo, hanno rotto il mondo. Altro titolo molto forte, Tutti i diavoli sono qui, la storia nascosta della crisi finanziaria. Tutti i diavoli sono qui. E direi che il titolo è molto ficcante. Altro titolo, crisi economiche, vabbè, questo diciamo è generale. Poi abbiamo un libro con titolo e sottotitolo che fa diciamo dei giochi di parole, quindi i fabbricanti e i prenditori, i fabbricanti e i prenditori, sottotitolo Come Wall Street ha distrutto. Ecco qui il gioco di parole, Wall Street, la sede della borsa statunitense, ha distrutto Main Street, cioè la via buona, la via principale, inteso come il mondo reale, quindi come il mondo finanziario ha distrutto il mondo reale. Altro titolo, vediamo qua, La fine di Wall Street. Questo è, diciamo, la mette, diciamo, sul tragico, la distruzione dei titani, il crollo dei titani, intesi naturalmente sempre come i protagonisti del mondo finanziario. Questo ha un titolo, diciamo, un po' più leggero, simpatico, dopo che la musica si è fermata. Quindi noi in italiano potremmo dirlo a festa finita, quando le luci si spengono, toh, quando le luci si spengono, la crisi finanziaria. La risposta è il lavoro che ci attende. Qui altro titolo, Il più grande commercio di sempre, la storia dietro le quinte, la storia della distruzione di Wall Street e del mondo finanziario. Qui tradurre questo, i cambiamenti, gli spostamenti e gli shock, che ormai è un termine italianizzato, quindi insomma le crisi, cosa abbiamo imparato e cosa abbiamo ancora da imparare dalle crisi finanziarie. Questo è un titolo in cui le due parole ormai sono assolutamente anche italianizzate, quindi stress. E test, quindi la grande crisi ha dimostrato che se noi poniamo il mondo finanziario sotto stress, che ci pensa da solo a farlo, ci pensa da solo a farlo, non regge. Un fallimento colossale del buon senso. La storia del collasso di Lehman Brothers. Lehman Brothers, vedremo, è stata la prima banca
si è lasciato fallire. Quindi la storia di un colossale fallimento del buon senso. Casa di carte, diciamo nel senso del castello di carte, ed era l'immagine con cui ho fatto partire questo video, appunto un castello di carte che basta dargli una toccatina e crolla tutto. 13 banchieri, la presa di Wall Street e la prossima crisi finanziaria. Questo è un gioco, sempre un gioco di parole. Gli americani dicono In God We Trust, gli inglesi e gli americani dicono In God We Trust, cioè crediamo, confidiamo in Dio, confidiamo in Dio. Qua hanno sostituito Dio con Fed, che è la banca centrale americana. Quindi anziché In God We Trust, in Fed We Trust. La guerra di Ben Bernanke, che è stato presidente, un amministratore appunto della Fed, contro il grande panico, contro il grande panico. Ecco, quindi questi sono stati una serie di libri. Adesso vediamo velocemente le cose essenziali appunto di questa crisi. E io vi raccomando, quando vi informate su internet, di usare il Wikipedia americano, lingua inglese, perché il Wikipedia, come sapete, è un'enciclopedia in cui è tutto il mondo che la riempie, che la scrive. Quindi in inglese ci scrivono qualunque cittadino giapponese, africano, pakistano, indiano, australiano, finlandese, chiunque scrive in inglese. Mentre in Wikipedia italiano ci scrivono solo gli italiani. E c'è una mostruosa differenza tra da come viene descritta la crisi nella pagina inglese e quella italiana, che è decisamente all'acqua di rosa. È decisamente troppo morbida, manca di tutta una serie di cose importantissime e non rende giustizia all'immensità di questa crisi, perché la prima cosa da dire è che fu una crisi che ebbe conseguenze globali pesantissime che tuttora stiamo pagando, da quanto enorme fu quantitativamente questa crisi. Ora, riassumendola, tutti voi sapete che cos'è un mutuo per acquistare una casa. Anche negli Stati Uniti le banche concedono mutui per acquistare abitazioni. Bene, in estrema sintesi, questa crisi fu generata dal fatto che prima del 2007, quindi negli anni antecedenti, le banche erogarono tantissimi mutui per la casa a soggetti a cui non avrebbero dovuto erogarli, perché non avevano un stile di vita, non avevano una situazione tale che garantisse il ritorno del prestito. Infatti, questi mutui li avete sentiti nominare tantissime volte come mutui subprime. Ora, in inglese la parola prime vuol dire ottimale, ottimale. Prime time, il tempo più giusto, il tempo ottimale. Quindi subprime, come dal latino, anche in italiano, subprime vuol dire sotto ottimali, cioè non buoni. Quindi mutui subprime sotto ottimali. Quindi le banche prestarono troppo allegramente, ma non finisce assolutamente qui. Come vi ho spiegato un paio di puntate fa, con la cartolarizzazione, quando io ho un credito in mano, posso cominciare a farlo girare, a venderlo, e questo può essere rivenduto un'altra volta, e può essere rivenduto un'altra volta, teoricamente all'infinito. Ora, senza entrare nei dettagli di come si fa, sappiate che è possibile far partire tutta una serie di operazioni speculative. Su qualsiasi
credito su qualsiasi attività finanziaria. Ed è quello che successe appunto su questi mutui. Tutti scommettevano sul fatto che il valore di queste case sarebbe aumentato per sempre e quindi il castello di carte avrebbe tenuto per sempre. Voi adesso mi direte un'assurdità. Certo, non per nulla uno di quei libri si chiamava appunto la crisi, una mostruosa crisi del buon senso. Però finché le cose andavano bene, tutti continuavano a soffiare su questa speculazione, a utilizzarla, tant'è vero che si parla spesso di bolla finanziaria, cioè tanta gente soffia, soffia e questa cosa si ingrossa, si ingrossa, si ingrossa. Ora, come potete immaginare, a un certo punto questa bolla scoppia. O io preferisco un po' di più l'immagine di un castello di carta, di carte, un castello di carte a cui io basta che tolgo una carta e crolla tutto. Ma non solo, questo non fa crollare solo il piano da cui io ho tolto la carta, fa crollare tutto il castello. Quindi, se vogliamo, potremmo anche dire il famoso effetto domino. Effetto domino va benissimo, cioè una conseguenza di cadute. Ora, quello che successe fu proprio questo. A un certo punto queste speculazioni che si erano ingigantite decisamente troppo, mostrano, diciamo, la loro debolezza e cominciano a succedere i guai. Attenzione che però fino a quel momento tutti i soggetti che giocavano, quelli che cominciano a fallire, fino al momento in cui falliscono, le famose agenzie di rating di cui vi ho parlato in una puntata precedente, quindi nel caso andate a vederla, giudicavano tutti questi soggetti sanissimi, sanissimi, e invece cominciano a fallire, o meglio, per un certo periodo vengono salvate dal fallimento. O perché altri soggetti finanziari se le comprano, o perché il governo va in aiuto di questi soggetti. Ma a un certo punto una certa banca la si lascia fallire, Lehman Brothers. E questo darà il via a una conseguenza di effetto domino di cascata mostruosa. Pensate che già nei primi giorni della crisi presidente, l'amministratore della Fed, appunto la Banca Centrale Americana, deve andare dal presidente degli Stati Uniti e chiedere un aiuto di denaro pubblico per salvare le banche private. Un aiuto di denaro pubblico per salvare le banche private. Questo prestito, questo aiuto viene erogato, ma la crisi non si ferma e questa crisi si amplia in tutto il pianeta e porta alla cosiddetta grande recessione, da non confondersi con la Grande Depressione del 1929-1930, porta a questa grande recessione. Quindi questa crisi si allarga a macchia d'olio e coinvolge moltissimi istituti bancari che vanno in crisi e ancora una volta i governi, per non far fallire queste banche private, però grosse e importanti, quindi ecco il concetto del sono così importanti che non le faccio fallire, anche se sono private, anche se hanno sbagliato, le vado a salvare. Ecco che gli stati cominciano a dare a queste banche o denaro più fresco, regalato, oppure prestiti, tantissimi prestiti. A condizioni assolutamente, diciamo, favorevoli, ma tanto denaro viene proprio regalato. E qui succede
un ennesimo episodio che mi fa sempre dire cornuti e mazziati. Quindi non solo noi cittadini, tramite i governi, abbiamo salvato con il nostro denaro queste aziende private, ma queste aziende private che cosa hanno fatto? Hanno preso questo denaro e anziché utilizzarlo per a loro volta prestarlo a un'economia che stava andando a pezzi, che stava andando a pezzi in quelle settimane, e quindi usarlo bene per rifar partire agricoltori, fabbriche, servizi, eccetera, eccetera, l'hanno usato per speculare ancora sui mercati borsistici. Hanno semplicemente cambiato il modo, o meglio il modo, non il modo, hanno cambiato semplicemente l'oggetto del loro desiderio, quindi anziché andare su quella cosa che era scoppiata, sono andate su altre. Ma pensate, l'enorme, mi vengono solo parolacce, l'enorme pessimo comportamento di tantissime banche che hanno usato questi prestiti pubblici anziché per far ripartire e soccorrere il mondo che stava in quelle settimane, in quei mesi crollando, no, sono andati a giocare nuovamente in borsa per fare ulteriori guadagni. Ora, questa crisi era prevedibile, ma o nessuno ha saputo prevederlo, o molto più probabilmente chi lo sapeva semplicemente si è ben guardato da dare l'allarme a livello complessivo, ma ha speculato fino all'ultimo momento, perché fino all'ultimo momento si poteva speculare appunto su questi famigerati mutui subprime e quindi guadagnare denaro. Tra le tante cose deprecabili è che i grandi manager se ne sono andati tranquillamente con dei guadagni mostruosi, quasi nessuno in tutto il mondo è stato condannato, certamente non i principali speculatori. In tutto il mondo è stato condannato un politico, islandese, figuratevi, islandese, e un banchiere. Pensate che la sola Goldman Sachs, una grande banca, pagò all'epoca mezzo miliardo per fare un accordo extragiudiziale, quindi non arrivare alla causa, ma sapete che ci si può mettere d'accordo bonariamente prima, e loro pagarono mezzo miliardo per appunto evitare una causa nella quale erano accusati di essere stati a conoscenza in anticipo della crisi, ma ciò nonostante aver venduto fraudolentemente per buoni dei titoli che appunto si sapeva già che sarebbero falliti, ma loro li hanno venduti come se fossero ottimali. Ora, da questo si è imparato pochissimo, per non dire nulla, anzi, qualunque politico che non metta questa questione della finanza come soggetto che domina il pianeta, che non la metta al primo posto, mi dispiace, ma o è ignorante ed è grave, o peggio. Io nei miei 10 anni di Senato mi sono occupato di energia perché volevo portare a casa un risultato e credo di averlo portato a casa con le comunità energetiche e anche essendomi occupato di quello che poi sarebbe diventato il super bonus per 6 anni.
Quindi credo di aver dimostrato di aver portato a casa delle cose. Non era la commissione finanza, non era quella in cui io lavoravo, quindi io mi sono concentrato sul mondo industria-energia, però, diciamo così, collateralmente ogni tanto passavo questo messaggio. Passavo questo messaggio e come se lo passavo? Lo faccio dal 2002 a voce e dal 2009 per scritto e per video. Quindi ci sono un sacco di video che dimostrano che quello che dico lo facevo ben prima di diventare parlamentare. E l'ho fatto anche in questo caso perché nel 2015, vediamo se sta funzionando tutto, sì. Nel 2015 io pubblico questo video, eccolo qua. Anzi, scusate, mi manca un passaggio fondamentale. Allora, la grande recessione porta a, come ho detto, fallimenti in tutto il mondo e anche l'Europa. Quindi la grande recessione causata da questa grande crisi 2007-2008, mette in crisi anche intere nazioni europee. E poi ci torno sopra, perché gli stati europei si indebitano per soccorrere le banche e a quel punto gli stati europei vanno in crisi. Vanno in crisi. Perché appunto hanno si sono sforzati moltissimo di aiutare le banche. Ora, chi fu uno dei primi a parlare chiaro? Papa Francesco. E io, diciamo, immediatamente, diedi voce sfruttando, convinto che avesse detto cose giuste, e quindi nel 2015 pubblico questo video di cui vi faccio sentire i primi 3 minuti. Buongiorno, 19 luglio. Volevo parlare esclusivamente in questo caso di banche. Nell'ultimo rapportino vi ho menzionato di come abbiamo fatto le conferenze stampa su Veneto Banca, Popolare Vicenza, la presentazione del libro su Banca d'Italia, quindi pesantissime responsabilità nel settore bancario. Ora vorrei leggervi una frase di Papa Francesco della sua enciclica Laudato Si. A prescindere dall'essere cattolici o meno, credenti, praticanti o meno, sta di fatto che questo Papa, a mio avviso, ha una grandissima credibilità, è una persona coerente e sta dicendo cose estremamente, estremamente rilevanti. Come questa che ha scritto, ve la leggo proprio virgolettata, il salvataggio ad ogni costo delle banche, facendo pagare il prezzo alla popolazione, senza la ferma decisione di rivedere e riformare l'intero sistema bancario, riafferma un dominio assoluto della finanza che non ha futuro e che potrà solo generare nuove crisi dopo una lunga, costosa e apparente cura. Allora, sono meno di 50 parole. In queste 50 parole il Papa fa una descrizione durissima, precisissima, un atto di accusa enorme, sul mondo finanziario. Salvataggio ad ogni costo delle banche facendo pagare il prezzo alla popolazione. Quindi la popolazione, il pubblico, il cittadino ha pagato il salvataggio di aziende private, perché ricordiamolo, le banche, non stiamo parlando delle banche centrali. Il Papa si riferisce al salvataggio delle banche private che è stato fatto. Quindi abbiamo salvato aziende private con denaro pubblico per migliaia di miliardi. Vi ricordo che per dimezzare la mortalità infantile nel mondo servono 80 miliardi di euro. Per dimezzare la mortalità infantile nel mondo e non si trovano mai 80 miliardi di euro. Per le banche ne abbiamo versati almeno 100 volte di più. Almeno 100 di volte di più sull'unghia denaro pubblico. Questo salvataggio senza la ferma decisione di rivedere e riformare l'intero sistema. Quindi la politica non vuole, non si è minimamente posto il problema come facciamo per evitare che risucceda questo.
Questo perché, lo dice il Papa, questo riafferma un dominio assoluto della finanza. Poche parole precise, modestamente le dico io, ma lo dicono moltissime personalità molto più competenti e influenti di me, dominio assoluto della finanza. Le lobby a Bruxelles, chi ha il denaro ha il potere, dominio assoluto della finanza. Aggiunge, questo non potrà che generare nuove crisi. Anche questo lo diciamo in tanti, siamo seduti su un'ulteriore bolla. Ecco, mi fermo qui, poi eventualmente parleremo in un'altra puntata di quelle che sono le prospettive per il futuro, però come vedete nel 2015 la situazione era già estremamente chiara ed ecco perché io ho deciso oggi nel 2024 di parlare nuovamente del mondo finanziario, quindi anche della crisi 2007-2008, tutto quello che ne è conseguito a cascata, perché gli anni passano e anziché migliorare con decisione su questo fronte, stiamo andando sempre peggio, perché l'ho detto come anticipazione, abbiamo appunto 10 fondi di investimento che posseggono tra il 30 e il 40% delle prime 500 aziende mondiali, prime 500 intese come dimensioni, come dimensioni. Ora, ancora un paio di punti prima di concludere. Come detto, le cose sono andate peggio e una delle cose che come italiani abbiamo subito quasi subito dopo è stato il fatto che l'arrivo di questa crisi ha fatto peggiorare appunto moltissimo il comportamento delle banche che operano in Italia. E qui bisogna introdurre due termini veloci, prociclico e anticiclico. Prociclico è qualcosa che segue l'onda, che segue il ciclo, che si adatta, e quindi quando le cose vanno bene, bene, quando le cose vanno male, male, male. Questo è essere prociclici. Anticiclico è esattamente il contrario, cioè che quando le cose vanno male, un comportamento anticiclico è il comportamento di chi in quel momento fa il massimo sforzo per far ripartire il motore dell'economia, per far, diciamo, ripartire il mondo reale. Quindi, diciamo, le banche tirano fuori ancora più soldi. È quello che dovrebbero fare le banche, che quando piove, dovrebbero darti gli ombrelli. Invece, una delle tante definizioni delle banche sono un soggetto che ti presta l'ombrello quando fuori c'è sole e lo rivuole indietro quando piove. Le banche dovrebbero appunto soccorrere l'economia nei momenti più critici. Invece, le banche fanno esattamente il contrario. Cavalcano gli momenti positivi, quando poi arrivano delle crisi, si chiudono a riccio e non prestano più denaro, anzi vogliono che gli ripaghi ancora più velocemente i debiti. Ecco, questo comportamento nella maniera, diciamo, in maniera dettagliata viene spiegato da un ex dirigente bancario ai massimi livelli, Vincenzo Imperatore, in sostanzialmente due libri pubblicati tra 2014 e 2015 che trovate riassunti sempre nella mia sezione Libri indispensabili. Ricordo, questo è il mio blog personale, qui trovate riassunti una cinquantina di libri e qui trovate la descrizione dettagliata di quanto le banche peggiorarono il loro comportamento e tuttora, diciamo, abbiamo ereditato questo peggioramento di modo di operare dopo la crisi del 2008. Qui ci sono denunce precise, circostanziate, e faccio solo notare che questa persona non si è preso nemmeno una querela da parte delle banche che denuncia, di cui descrive un comportamento decisa, perlomeno immorale, se non illegale, perlomeno molto immorale, ma
tante volte anche proprio al limite della legalità, e quindi vi rimando alla lettura dei libri. Non si è preso neanche un'acquerela perché, come lui stesso afferma, lui ha conservato tutte le comunicazioni ufficiali, le circolari, le istruzioni, le email, tutti gli ordini che arrivavano dai consigli in amministrazione, quindi il vertice di una banca, così come di una qualsiasi altra società, il consiglio di amministrazione. Quindi lui ha le prove che quello che dice è vero. Quindi dice: se qualche banca vuol farmi causa, prego, si accomodi. Io a quel punto lì le prove che sono depositate presso alcuni notai le farò vedere, perché a quel punto dovrò difendermi, e risulterà che effettivamente quello che sto dicendo è assolutamente così. E quindi le banche si guardano bene da fare causa a Vincenzo Imperatore. Detto questo, l'altra cosa super, super, super importante, e cioè il cambio di comunicazione mediatica. Allora, per spiegarvi questo, uso un altro libro che trovate riassunto, appunto, nella mia sezione, di Andrea Baranes, e mi vado a leggere decisamente 10 righe che fanno riassunto. Allora, sino al 2008, quindi sino all'arrivo della crisi che arrivava appunto dagli Stati Uniti, fino al 2008 il rapporto debito-PIL nei vari paesi dell'Unione Europea è rimasto costante e sotto controllo. E questo è un dato storico, basta andare a verificare, fino al 2008, bene o male, vivacchiavamo tutta l'Europa abbastanza tranquillamente. Di colpo, nel 2009, la situazione precipita. Forse che i vari stati hanno iniziato a spendere come matti per asili nido e ospedali? Ovviamente no. Sono state le conseguenze del crack finanziario mondiale, ripeto, partito dagli Stati Uniti che ancora oggi dominano i mercati finanziari. Guardate che quantitativamente gli Stati Uniti quantitativamente ancora hanno una percentuale enorme dei mercati finanziari. Quindi, conseguenza del crack finanziario mondiale, ma in risposta a tale accadimento, la politica europea non ha saputo fare di meglio che sfornare una serie di piani di austerità, affermando che erano l'unica soluzione possibile. Salvo poi essere clamorosamente smentiti dal Fondo Monetario Internazionale, che nel 2013 dichiarerà: l'austerità è il problema, non la soluzione. L'austerità è il problema, perlomeno amplifica moltissimo il problema, non è la soluzione. Eppure, da parte dei burocrati europei, a inizio 2014, nessun ripensamento, nessuna alternativa, si continua ad applicare la stessa deleteria soluzione appunto dell'austerità. Quindi arriva la crisi. Gli stati che fino a quel momento vivacchiavano tutto sommato decentemente, perlomeno tenevano sotto controllo la loro situazione economica, sono costretti di botto a prestare, a versare migliaia di miliardi alle banche private, denaro pubblico che viene trasfuso alle banche private. Gli stati a quel punto vanno in crisi, perché prestare migliaia di miliardi non sono noccioline nemmeno per gli stati. E gli stati, che comunque non è che appunto erano sotto controllo, ma non è che navigassero nell'oro, questo enorme sforzo fa scattare, diciamo così, è la goccia che fa traboccare il vaso e li fa andare veramente in crisi. Ma una crisi provocata dai comportamenti delle banche private. Gli stati con denaro di ciascuno di noi, con denaro pubblico, va a salvarle. Le banche, anziché ripagare facendo ripartire l'economia reale, il mondo vero, usano quel denaro fresco
andare a giocare in borsa con altre cose, gli stati vanno in crisi e fanno partire l'austerità. Un periodo su cui magari andrebbe fatta un'ulteriore puntata, ma portate pazienza, trovate tante informazioni su internet, quindi tutta una serie di politiche restrittive, quindi in buona sostanza meno soldi per gli ospedali, meno soldi per le scuole, meno soldi per i ponti, meno scuole per la manutenzione, per la prevenzione, per il dissesto, per la lotta al dissesto idrogeologico, meno soldi per lo Stato, perché quei soldi erano andati a salvare le banche private. Questa è l'austerità, che poi nel 2013 il Fondo Monetario Internazionale, questa conclave in cui sono presenti 190 nazioni, dichiara almeno quello è il problema, l'austerità è il problema, non la soluzione. Ora, quello che io voglio farvi notare è che quando ho detto la grande finanza domina il pianeta, parole anche del Papa, o meglio, parole del Papa che faccio mie, comunque facevo mie già da molto prima, visto che già dal 2009 dico queste cose, un'ulteriore riprova è il fatto che i giornali, le TV, le radio, che nei primi mesi della crisi dissero la verità, che era evidente. Le banche hanno sbagliato, stanno fallendo. Perché hanno sbagliato. Nei primi mesi i giornali, radio e TV dicono la verità. Dopodiché, evidentemente, si rimette in moto la macchina del controllo dell'informazione, perché l'informazione è gestita dagli editori, è gestita dai proprietari di radio, TV e giornali, e passa questa seconda versione che vi ho descritto, cioè è colpa degli stati. Gli stati sono spendaccioni, gli stati sono incompetenti, gli stati non sanno gestire i conti economici. E se ciascuno di voi si prendesse la briga di andare a verificare, vedrà che successe proprio questo a livello comunicativo. All'inizio si dice la verità, evidentemente la crisi aveva messo in crisi anche le comunicazioni, anche il sistema mediatico, quindi ingenuamente all'inizio hanno detto la verità, le banche stanno fallendo perché hanno sbagliato. Dopodiché arriva sicuramente una comunicazione che va cambiata. Ha cambiato il modo di raccontare la storiella e quindi si comincia a raccontare che la crisi che sta dominando il pianeta è colpa degli stati che sono spendaccioni. Bene, questo io vi ricordo ancora una volta, qui è cambiata la pagina, chissà come mai, che i miei 10 anni di Senato li ho riassunti in questo libro che è un resoconto, è assolutamente gratuito. Questa sezione free book, libri gratuiti, appunto potete scaricarlo, è un banalissimo PDF, quindi potete farci tutto quello che volete. Eccolo qui già scaricato, e tra i vantaggi di questo libro è che è pieno zeppo di link. Quindi, come vedete, ci sono tante frasi in azzurro. Queste frasi in azzurro significa che sono dei link. Quindi, quando io ci punto sopra, cliccandoci sopra, vado a finire sulla pagina a cui questo link punta. Adesso, naturalmente, il computer rifiuta di darmi una mano, ma fidatevi, tutte le frasi in blu sono dei link che puntano alle fonti. E infine, essendo appunto un file, io posso fare la ricerca per parole chiave, quindi il solito esempio, se io scrivo nella barra di ricerca qui in alto a sinistra banche, trovo immediatamente tutte le volte in cui in questo resoconto, perché ripeto, è un resoconto delle cose fatte
e non fatte nei miei 10 anni di Senato, appunto, lo trovate immediatamente con questo sistema del trova che su un libro cartaceo, per quanto sia bello e piacevole da tenere in mano, però non posso fare questo tipo di cose così velocemente. Bene, detto questo, direi che posso terminare questa lunghissima puntata e vi do appuntamento alla prossima.